Questa sera la direzione nazionale dovrebbe formalizzare quello che è stato già deciso ieri, cioè una sorta di separazione consensuale. Dentro a P ci sono due anime, coloro che come me ritengono che sia una mutazione genetica del partito, trasformare quella che è stata una collaborazione istituzionale con il Partito Democratico in una coalizione politica, in un'alleanza politica, e che quindi ritengono che, come avviene in tanti paesi europei, come è avvenuto in Germania, si può collaborare tra forze diverse per un certo periodo, ma poi alle elezioni ci si presenta ognuno con la propria proposta, e quindi la nostra proposta è una proposta moderata, liberal popolare, di centrodestra, e invece chi ritiene che questa collaborazione istituzionale debba essere trasformata in una vera e propria coalizione politica e quindi vuole continuare l'esperienza con il Partito Democratico. Abbiamo deciso di separarci senza far volare gli stracci. La giornata di oggi è dedicata a trovare le modalità per rendere possibile tutto questo in forme adeguate. La scelta politica però è chiara e ha una conseguenza. Noi lombardi siamo all'interno di Alternativa Popolare senza ombra di dubbio la componente che più di tutte ha sottolineato la necessità di riaprire lo spazio di una collaborazione con il centrodestra. Una collaborazione che noi abbiamo sperimentato in questi anni in Lombardia con risultati positivi ormai da quasi due decenni e che ha reso evidente che c'è ancora la possibilità di rafforzare la componente moderata del centrodestra in alternativa a quella sovranista per costruire una coalizione che sia più equilibrata. Non ci scioglieremo nella casa di nessun altro, okay, ma lavoreremo per costruire una casa in cui possano avere spazio tutte quelle diverse componenti centriste. Energie per l'Italia, qui Energie per la Lombardia è una di queste, quella di Stefano Parisi, ma ce ne sono anche altre. C'è Direzione Italia di Raffaele Fitto, c'è l'UDC di Cesa, ci sono i liberali di Costa, Idea di Quagliariello, ci sono tante altre realtà che vogliono contribuire a far nascere una componente cattolica, liberal popolare, riformista del centrodestra che rafforzi insieme a Forza Italia l'area moderata. Noi lavoreremo per costruire questa componente in Lombardia e io lancio anche un appello a Forza Italia, poiché Forza Italia oggi è il soggetto che nel centrodestra rappresenta le posizioni più moderate, valutiamo la possibilità di farlo insieme. Credo che in Lombardia abbiamo dimostrato nei fatti che la collaborazione è positiva e che ci siano le condizioni per ritornare a dove eravamo nel 95, una lista unica che rappresenti insieme le diverse anime dell'area moderata e liberal popolare del centrodestra. La Casa della Libertà? La Casa della Libertà era la coalizione, ancora oggi abbiamo bisogno di una coalizione che ha anche la Lega, che ha anche Fratelli d'Italia, ma come dice la parola stessa, centrodestra è una parola composta, esiste se c'è una destra che oggi è ben rappresentata da Salvini e dalla Meloni, ma anche se c'è un centro forte. Io credo che oggi si debba rafforzare il centro e il centro oggi è rappresentato da Forza Italia, anche da tutti questi soggetti, tra cui noi, che devono rimettersi insieme e devono essere in grado di presentarsi agli elettori in modo più convincente, più unito e più capace di essere credibile per il voto degli elettori.